Telespettatrici, telespettatori di Rossini TV, amanti della musica e della bella musica, benvenuti, benvenuti in questo appuntamento serale nel quale presenteremo un'iniziativa molto importante che riguarda non solo la città di Pesaro, ma anche realtà della Regione Marche. Per farlo, abbiamo ospite in studio alla mia destra, Saul Salucci. Buonasera. buonasera. E alla mia sinistra, Rudolf Com. Buonasera. Buonasera. Sal Saluci lo conosciamo, è stato nostro ospite anche un mesetto fa per presentare i concerti che si sono svolti in piazza di Xanitalia, un grande successo. E qui, invece, è una, forse un passo ulteriormente avanti alla scoperta di una musica che. Avremo molto curiosità di conoscere Saul. Sì, è con grande piacere che sono di nuovo qui nei vostri studi per parlare della seconda parte della nostra estate. La prima è votata al concertismo e quindi abbiamo parlato dei concerti in Italia, del Symphony Pop Festival e adesso siamo in piena fase lirica. E lirica d'eccellenza. Infatti siamo coinvolti nel Rossini Opera Festival, ma soprattutto siamo qua a parlare oggi del Festival nazionale Il Bel Canto Ritrovato. Questo festival che parte il giorno dopo, praticamente che termina il Rossini Opera Festival, completando una eh, proposta per cittadinanza e turisti già molto ricca, ma che così ha un segmento ulteriore. Perfetto, salmi mi sono dimenticato di dire che sei oggi come sovrintendente di questo festival, ci hai pensato te e hai fatto benissimo, diciamo, a correggermi in questo senso. Invece, Rudolf Kolm, buonasera. Buonasera. Rudolf, prima fuori onda parlavamo un po' della sua storia, dell'avvicinamento a Pesaro, in tutta sincerità glielo dicevo, è, ha un profilo Wikipedia in tedesco e quindi io ho saltato il tedesco <ride> e sono andato direttamente alla fonte. Rudolf, nasce tutto dai Beatles, ma è vero? Sì, nasce tutto dai Beatles eh, negli anni in cui erano in auge loro e i Rolling Stones eh, e avendo io avuto un passato eh, d'infanzia, un trauma infantile, ecco se mi passa la parola, di aver ascoltato tantissima musica, troppa musica di Wagner e di Richard Strauss, operistica, da parte del papà e del nonno a tutto volume in casa, non riuscivo a dormire la domenica sera, ero un mezzo incubo. Sentiti i Beatles ho detto ma sì, però forse c'è una via di mezzo. E nel 68, eh, centenario della morte di Gioacchino Rossini, la radio, ra, la RAI, trasmise in radio le opere allora conosciute di Rossini, che erano molto meno di quelle che si sono riscoperte dopo, e lì ho scoperto Rossini. Allora ho detto beh, tra Wagner e i Beatles prendiamo la strada di Rossini e quella l'ho seguita fino ad oggi. Peraltro avrete notato la pronuncia perfetta, Beatles. <ride> Beatles, ha detto Beatles perché qui si capisce appunto la capacità di conoscere le lingue che non, è, non ci appartiene personalmente. Rudolf poi, tanti anni di frequentazione pesarese, arriva a Pesaro nel 73, quindi la bellezza di 51 anni fa, le piace la nostra città, arriva anche il ROF e quindi la sua presenza qui a Pesaro è sempre più fondante. Esatto, io sono arrivato nel 73. E mi ricordo che era marzo, freddo, mh, uggioso e ho detto vado a vedere la casa di, di Rossini, quasi un pellegrinaggio in un santuario laico. No? Arrivo lì, la casa era chiusa, ho detto no, deve venire d'estate, allora ho sbagliato stagione, ma dico avete anche un teatro Rossini? Sì, no, in fondo la via... C'è il teatro, ma guardi, è in decadenza, bisognerebbe ristrutturarlo, si pensa un domani di farne forse addirittura un festival. Questo è stato il mio primo incontro eh, nel lontano marzo del 1973. Poi è iniziato nell'80 questa meritoria iniziativa del Rossini Opera Festival che ho seguito in tutte le edizioni dove mi è stato possibile, poi ho avuto degli anni di permanenza in Asia. Eh, in Germania però d'estate quasi sempre, per, se non per tutta la durata, eravamo qua con la famiglia fino a che mia moglie ha detto, beh senti, prendiamo casa a Pesaro. Così abbiamo fatto e adesso da una dozzina d'anni siamo anche pesaresi e quindi viviamo Pesaro tutto l'anno. E poi c'è un'idea, un'idea che sorge perché va bene Rossini, tante belle opere, tantissima la proposta del compositore, sappiamo che è davvero quasi oceanica, è stata presentata negli anni dal ROF e anche esportata, però nasce anche il desiderio di cercare qualcos'altro, Rudolf, giusto? Sì, esattamente, il bel canto mi piaceva e attorno al bel canto c'è Rossini, io dico sempre medaglia d'oro visto che siamo nel tempo di Olimpiadi... Poi Bellini e Donizetti che si spartiscono l'argento e il bronzo e poi vabbè, poi po' fuori concorso Verdi perché è arrivato anche un po' dopo, ma comunque è un, altro, è un altro stile anche. Poi però già si perdono le tracce di chi accompagnava questi signori, chi erano loro amici, concorrenti, maestri, allievi, ecco, è tutto un mondo che è abbastanza scomparso. E allora mi sono negli anni interessato a questo mondo, ho riscoperto mh, quelli un po' più noti, tra i meno noti, come Mercadante e Pacini, e poi sono sceso sott'acqua di questo iceberg, diciamo, e ho scoperto tanti altri, eh, come Pietro Generali, Nicola Vaccai, Luigi Ricci, per citare quelli di cui ci siamo occupati in queste prime edizioni, e devo dire che sono rimasto sorpreso dalla qualità musicale e mi sono chiesto ma perché si sono persi. E qui ci è servito, direi, Saul, il volume di uno scrittore danese. Perché è importante che si sappia che questi nostri compositori, anche minori, sono stati studiati soprattutto all'estero, dagli Stati Uniti alla Nuova Zelanda, alla Danimarca, alla Germania, all'Inghilterra. Quasi fossero più interessanti all'estero che non per gli italiani. Ha scritto un libro proprio su questi minori, che noi abbiamo letto proprio nell'estate del 2021. E eh, quello ci ha dato altri elementi, altre spiegazioni per capire il perché questi eh, compositori erano caduti nel dimenticatorio. Non dimentichiamo che lo stesso Rossini è stato dimenticato nella maggior parte della sua produzione, perché a parte il Barbiere, già la Cenerentola molto meno, un po' il Gugliel Motel. Per il resto uh, eh, sì. è, è, è scomparso ed è stato recuperato grazie al ROF. Ecco, noi eh, cerchiamo con questa iniziativa, che è di fatto l'unico palcoscenico al mondo che si dedica integralmente a questi minori, di far scoprire di questi minori la musica che non è più stata ehm, eseguita da 100 e talvolta anche più di 200 anni. Quindi se c'è un'opera, ad esempio come Adelina di Pietro Generali, già incisa, noi non la suoniamo perché quella eh. è disponibile. Quindi andiamo a scoprire musica che è musica nuova, quindi tutte prime esecuzioni moderne. E questo è la nostro, il nostro unicum, è la nostra unicità della nostra offerta che viene ai nostri concerti, sente musica che non è mai più stata ascoltata. Pensate, pensate che cosa straordinaria proprio della musica classica, però mai ascoltata prima, quindi in realtà un qualcosa di totalmente nuovo e innovativo. E l'aveva già accennato prima Saul, c'è stato anche questo incontro, questa lettura di un libro da cui nasce anche poi una collaborazione virtuosa come quella che andrà in onda anche quest'anno. Sì, eh, la collaborazione è eh, con tante istituzioni perché poi questa idea, eh, l'orchestra l'ha trasformata in un festival e quindi dal, dall'idea appunto iniziale di recuperare della musica abbiamo pensato di costruire un festival. Eh, quindi ringrazio tutti i sostenitori pubblici, ricordiamo che il festival si sviluppa principalmente su tre città della nostra provincia. Pesaro, Fano e Urbino, ma poi ogni anno si aggiungono altre città, chi entra e chi esce. Quest'anno è la volta di Fabriano con il suo bellissimo Teatro Gentile. Eh, I sostenitori, quindi le amministrazioni comunali di queste città, la Regione Marche, il Ministero attraverso sempre i fondi che arrivano all'Orchestra Rossini, ma poi tanti privati. E questa è una cosa che vogliamo sottolineare perché così come l'orchestra è un'orchestra tipica rispetto alle altre perché si definisce orchestra impresa per le tante cose che fa, questo festival è un po' differente dagli altri perché ha tanto nel proprio budget eh, di finanziamenti di privati che come diciamo sempre noi, non gliel'ha ordinato il dottore di, so di sostenere la musica lirica ed una riscoperta così particolare. Quindi voglio ringraziare i principali che sono Papalini, eh, azie le aziende Papalini, Ilva Glass, Benelli, e, e poi ci sono la FIAM, quest'anno Rotary Club, ma ce ne sono davvero tanti e potrete trovare tutto questo, lo diciamo già da subito, nel sito eh, ilbelcantoritrovato.it e nei relativi social eh, Facebook e Instagram. Quindi da un'idea è nato un festival, un festival che è sempre in crescita, quest'anno siamo arrivati ad 11 appuntamenti al pubblico con 4 produzioni interamente eh, nuove. E adesso tra poco andremo a vedere esattamente quali sono gli appuntamenti. Torno un attimo da Rudolf. Perché? Perché poi, a proposito di collaborazioni, quest'anno ce n'è una veramente importante, con l'Accademia del Teatro della Scala. Sì, eh, diciamo che un, due concerti, che poi saranno lievemente differenziati, eh, intitolati I Marchigiani alla Scala, un concerto per eh, pianoforte e tre voci, è stato prodotto in coproduzione con l'Accademia Teatro alla Scala. Ci teniamo in modo particolare a questa partecipazione perché il Teatro alla Scala ha sposato in pieno questa nostra missione di riscoprire questi compositori minori italiani che sono passati anche e soprattutto attraverso la Scala, che quindi hanno fatto anche la storia dell'opera italiana e del Teatro alla Scala. Questa idea è piaciuta, quindi il massimo tempio della lirica mondiale italiana sicuramente, noi neonati e piccolini, però evidentemente l'idea è piaciuta e quindi abbiamo scelto noi il titolo, I Marchigiani alla Scala, che sta a significare brani tratti da opere di compositori marchigiani, non Rossini perché quello è un fuori concorso, quindi noi non lo consideriamo che hanno esordito al teatro alla Scala di Milano. Se ne, possono, se ne contano 13, alcuni compositori totalmente sconosciuti, come Vincenzo Federici, un compositore pesarese scomparso, che ebbe ben tre eh, opere eseguite in prima alla Scala di Milano con un grande successo proprio all'inizio dell'Ottocento. Ma gli altri saranno Nicola Vaccai, di cui penso che parleremo ancora, dopo Lauro Rossi, e pure di cui parleremo e eh, Nini, eh, compositore fanese, di cui eseguiremo addirittura quattro brani da un'opera totalmente sconosciuta o da Lisa che è stato un capolavoro. Quindi questo, eh, questa collaborazione, questo concerto, dicevo, in due sfumature diverse, a Pesaro eh, eh, il, il primo di settembre, Sala della Repubblica del Teatro Rossini e replicato il 21 di settembre al Teatro Gentile a Fabriano, con una piccola eh, modifica nel senso che avogli, abbiamo voluto anche in questa occasione celebrare due personaggi eh, marchigiani e fabrianesi, almeno uno per intero, l'altro per adozione, cioè due castrati, eh, Girolamo eh, Crescentini e Giovan Battista Velluti, il primo che era eh, fabrianese e che cantò alla prima. Opera eseguita al Teatro La Scala di Milano e con cui la Scala aprì, di Antonio Salieri, Europa riconosciuta. E il secondo, Giovan Battista Velluti, che cantò sempre alla Scala, eh, nella prima dell'Aureliano in Palmira di Rossini. Quindi qui abbiamo fatto uno strappo alla regola per omaggiare questo secondo castrato che andò a studiare a Fabriano. Perfetto. Poi magari su questo argomento torneremo al volo, Rudolf. Mentre invece volevo chiedere a Saul. Sono due gli autori principali che saranno conosciuti in questa edizione del Belcanto, Lauro Rossi di Macerata e Nicola Vaccai di Pesaro. Quindi è una riscoperta di due marchigiani che comunque, al di là del nome, magari che nel caso di Vaccai lo conosciamo anche per affinità cittadina, eh, del nome non troppo, come posso dire, eh, roboante a livello nazionale, in realtà hanno fatto delle opere bellissime. Sì, ogni anno il Festival decide di eh, dotarsi di un main composer perché eh, abbiamo trovato Bravo. che sono oltre 50 i compositori che vale la pena riproporre per migliaia di opere che sono in questi forzieri che. Eh, a noi piace tantissimo aprire, è un po' come anche nei cartoni animati apri il forziere e spuntano gioielli luminosi, no? E questo è un po' quello che, che facciamo e che ci piace tanto fare. Eh, Quest'anno, nell'anno della capitale italiana della cultura, Pesaro capitale italiana della cultura, abbiamo pensato di dotarci di due main composer: uno è il maceratese Lauro Rossi, di cui riproporremo il titolo d'opera, e l'altro è Nicola Vaccai, eh, al quale dedicheremo un concerto lirico-similiano. Eh, appunto, intitolato Profilo d'autore. Eh, diciamo che ehm, Lauro Rossi eh, ci siamo imbattuti in questo autore ascoltando diverse pagine. Eh, ma poi quando abbiamo ascoltato i falsi monetari o eh, La casa disabitata, poi magari Rudolf ci racconterà il motivo di questo doppio titolo che ha quest'opera, eh, ci siamo resi conto da subito che si trattava di grandissima musica. Perché mi piace sottolineare, qui mi spendo proprio personalmente con chi mi conosce, eh, che eh, quella che noi riportiamo all'ascolto di tanti è musica molto bella e con molto bella si dice tutto e non si dice niente niente, però si dice anche che è musica un po' come eh, quella di Rossini, simile, certe volte più evoluta, certe volte che te, eh, trae le proprie radici dal periodo estetico precedente. Però è questa musica dell'Ottocento che ancora oggi noi siamo abituati ad ascoltare, a fare nostra, eh, la ritroviamo anche ieri sera. Sentivo diverse pubblicità, quasi tutte basate su, su Rossini o su eh, Beethoven. Questi sono autori che sono intervenuti in un periodo della storia della musica in cui al manierismo precedente e al tecnicismo della contemporanea o all'enfasi del romanticismo eh, contrappongono un equilibrio tra forma e eh, espressione davvero eccezionale e per cui ancora oggi quel periodo del prima dell'Ottocento ci piace tantissimo ascoltarlo e questa musica era la musica che in quel periodo si ascoltava e vinceva nei palinsesti dei teatri, quindi davvero invito tutti a venire ad ascoltare questa musica perché magari sentendo che si tratta di riscoperta chissà uno che cosa si, possa, eh, si può immaginare, invece è musica di facilissimo ascolto, avendo questa enormità di materiale eh, tra cui scegliere noi ascoltiamo col canto piano, con i manoscritti, tutto quanto e riproponiamo quello di cui siamo certi e quello che eh, appunto potrà aglietare i nostri spettatori. Velocemente introduco anche proprio il Festival Vero e Proprio con gli appuntamenti con i, bal con i balconi del Belcanto proprio in via Rossini a Pesaro dove ci sarà la possibilità di ascoltare la musica cantata direttamente sulla città eh, sulla via del centro della città di Pesaro, poi ci saranno conferenze, presentazioni, segnaliamo quella del 18, che, dove sarà presentata la biografia eh, del 19, esatto. anzi del 19 agosto, avevo letto 19.08, 19 agosto, della prima biografia in epoca moderna di, firmato da Roberta Patrignani per Merchiori 34, Altri appuntamenti come per esempio quelli del Museo Nazionale Rossini il 21 di agosto, ma poi arriviamo al 24 di agosto. Il 24 di agosto invece al Teatro della Fortuna abbiamo la Casa Disabitata, la Casa Disabitata che è un'opera della quale meglio vorremmo saperne di più Saul. Sì, eh, io smazzerei l'intervento lasciando tra poco la parola al dottor Colm che ha approfondito certi aspetti rispetto alla genesi di questo titolo. Eh, ripeto che si tratta di un'opera completa, quindi non siamo eh, di fronte a una farsa, siamo un'opera completa con cast canoro completo, cantanti appunto, eh, coro, eh, orchestra completa in tutte le proprie sezioni, un tessuto musicale sinfonico davvero molto bello, la musica non è solo al servizio del canto ma è essa stessa protagonista, quindi bellissima musica e si tratta di eh, un'opera molto interessante, un, diciamo che se, se la gioca tra eh, argomenti simpatici anche come quello tradizionale delle case infestate da fantasmi che poi fantasmi non sono, sono solo dicerie al servizio di qualcos'altro, infatti ci sono degli stampatori di, di monete false e quindi ci, ci, a noi italiani ci riconduce subito a Totò e Peppino, però alla regista Cristina Pietrantonio, davvero eh, regista donna eccellente che abbiamo voluto invitare, eh, hanno richiamato subito. Tutto lo stile di Tim Burton, quindi anche il discorso noir, il fascino della casa disabitata, c'è davvero tanto in quest'opera e. C'è anche il fatto che le scenografie sono state costruite dall'Istituto Mengaroni, un istituto che conosciamo da tanti anni e nel quale ci siamo resi conto di essere presente un, una sezione audiovisivi davvero all'avanguardia che, che fa eh, prodotti professionali di altissimo livello e quindi abbiamo deciso fin dalla prima edizione di... Di, di, di far eh, allestire da questo istituto parte delle scenografie eh, in, digi in digitale. Quindi, diciamo che è un'opera che ha davvero molti spunti. E, e io, per ora, mi fermo qua sull'opera. Ok. <ride> Aggiungiamo qualcosa, a Rudolf? Sì, eh, possiamo dire che quest'opera, La Casa Disabitata, nella sua prima versione del 1834, esordi, fu una di quelle che hanno esordito appunto al Teatro La Scala con grandissimo successo, 24 repliche per, di, di fila e eh, quest'opera fece di Lauro Rossi un compositore noto a livello nazionale. Eh, Lauro Rossi poi eh, per varie altre vicissitudini si trasferì quasi un decennio in Messico e nel Centro America dove portò tra l'altro l'opera italiana molto Rossini. Dopo tornò in Italia, tornò a Milano. I milanesi quando seppero che era tornato hanno detto: tu ci devi rifare la casa disabitata. Lui allora la modificò un po', la modernizzò un po', seconda edizione 1844 quindi dieci anni dopo il titolo, i falsi monetari, ma la trama è poi sempre quella, e la, la versione che noi eseguiremo in revisione moderna e critica è quella seconda del 1844, che è un po' più ricca anche di armonie e di colorature. Curioso che quest'opera è stata tradotta, fra l'altro anche in spagnolo e portoghese, a dimostrazione che, eh, questo mi faccio un piccolo inciso perché ne siamo orgogliosi, quando... L'Italia ebbe nel dicembre del 2023 il riconoscimento UNESCO, il canto lirico italiano a patrimonio immateriale dell'umanità. Non lo si deve solo a Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi e Puccini, ma anche a tutti questi altri compositori che girarono l'Europa e il mondo, nel caso di Lauro Rossi perfino, le Americhe fino all'India e che hanno portato l'opera italiana in giro per il mondo. Quindi il riconoscimento va anche a Lauro Rossi e a Nicola Vaccai. Ecco questo lo studiamo. Poi quest'opera è scomparsa per circa 140 anni ma ha durato dal 1834 fino agli anni 80 dell'Ottocento, quindi un periodo molto lungo in cui altre opere, anche di Rossini, si erano già inabissate nella fossa delle Marianne, mentre quest'opera evidentemente piaceva ancora. Tra l'altro, il librettista è quel Jacopo Ferretti, che è stato anche librettista della Cenerentola di Rossini, quindi non erano minori i nostri minori neanche nella scelta dei librettisti. Volevo aggiungere che oltre ai tanti sostenitori pubblici e alle aziende ci sono anche cittadini che hanno voluto dare dei contributi, dei contributi economici, ma anche dei contributi proprio organizzativi. E mi piace segnalare il professor Charles Jernigan. È, ha deciso di eh, omaggiarci della traduzione della Casa disabitata e eh, questa traduzione sarà riproposta come nei più grandi festival lirici nei sottotitoli che eh, proietteremo durante l'esecuzione musicale per cui la Casa disabitata avrà i sottotitoli in italiano e inglese e anche questo è un piccolo eh, tassello in più che, di cui si è dotato il festival. Poi si prosegue il giorno dopo con il concerto eh, Nicola Vaccai, profilo d'autore. Sì. sì, è un concerto che vogliamo dedicare al secondo main composer di quest'anno, Nicola Vaccai, eh, di nascita tolentinese, però di autoelezione eh, pesarese. Quindi ci sembrava giusto, lo ripeto, nell'anno della Capitale, mettere un secondo main composer che possiamo definire pesarese. È un grande compositore, ha composto 17-18 opere e sono appunto eh, piene di aree eh, di grande respiro, di ricchezza formale, di, 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 di bellissima armonia. E quello che soprattutto ci piace ricordare sono due aspetti che appunto insieme al dottor Colm abbiamo potuto verificare. Uno che è che lo stesso Rossini eh, dichiarò Nicola Vaccai sommo conoscitore dell'organo vocale, cioè era colui che meglio di tutti conosceva il canto e l'altra cosa che è un po' conseguente a questa sua grande capacità è il metodo Vaccai il metodo Vaccai è questa cosa a me non so, fa sempre venire i brividi eh, ancora oggi è il metodo che, eh, di cui tutti i conservatori d'Italia ma direi le istituzioni di alta formazione musicale al mondo utilizzano come momento formativo dei cantanti primo momento formativo il canto, la voce, tu sai benissimo come si, eh, come si canta no? si inizia a studiare con vocalizzi e, e tecnica, impostazione vocale, e ad un certo punto queste arie da camera di Nicola Vaccai sono una sorta di metodo tecnico però un po' più divertente che fare semplicemente i vocalizzi. E quindi Nicola Vaccai è famoso in tutto il mondo per questo metodo, è famoso per saper trattare la voce, e davvero questo concerto riporterà il merito a un grande compositore, eh, traendo da tante eh, opere. Poi magari Rudolf, se ce l'ha sotto, può eh, dirci anche. Anche quali sono un po' i titoli di questa serata eh, eh sì. di, di Nicola Vaccai? Eh, e si potrà ascoltare il tutto con l'Orchestra Sinfonica Rossini, con la presenza del nostro direttore artistico eh, Daniele Agiman sul podio in questo caso, e con un quartetto vocale davvero d'eccellenza su cui spicca Bruno De Simone. Eh, vera star del, di questa edizione perché il Festival nazionale Belcanto Ritrovato parte con l'idea di valorizzare i professionisti, soprattutto giovani, anche perché è un percorso imprenditoriale e quindi si capisce che oltre a essere un, un volere e anche una sorta di convenienza. Però questo festival interessa tantissimo agli artisti di un certo livello. L'anno scorso abbiamo fatto una, una prima presentazione a Nicola Laimo che ci ha promesso che farà parte di una delle prossime edizioni e l'anno scorso è venuto a sentire i nostri concerti proprio il grande Bruno De Simone e ha accettato quest'anno di far parte di questa produzione. E quindi torneremo anche in conclusione su questo argomento perché mi è piaciuto molto. Mi piace sempre quando viene nominata la parola giovani, <ride> per tanti motivi, <ride> certo. perché poi i giovani sono i protagonisti del mondo, del futuro e anche della musica. Il buffo all'opera invece sarà il 26 di agosto a Urbino, in piazza Duca Federico, e poi il 30 agosto a Villa Imperiale. Giusto, Rudolf? Esattamente, è un concerto per pianoforte e tra i solisti. E qui invece abbandoniamo le marche, almeno in parte, e mh, raccogliamo eh, arie bellissime dedicate al buffo, che era classicamente un baritono, eh, nelle opere eh, buffe, diciamo così, che erano una buona metà di, delle opere di quel periodo, con eh, brani di compositori napoletani come Fratelli Federico e Luigi Ricci. Oppure Cordella, oppure il Pugliese Mercadante, il Siciliano Coppola, e anche due comunque ehm, eh, compositori marchigiani: uno è Gaspare Spontini, che ha un suo festival. Quindi noi certo. eh, ogni tanto ne eseguiamo un branetto, però lui ha già il suo, eh, la, il, il nella il suo palcoscenico val nella diciamo, Vallesina. Nella no? vallesina. Esatto, sì e quindi Rossini e Spontini tendiamo a, a non eseguirli, e, eh, e l'altro è Lauro Rossi, di cui non può mancare, essendo un main composer, un brano anche suo. E questo concerto appunto, verrà replicato eh, a Urbino e poi a Villa Imperiale, a Pesaro, il 30 di agosto, in un concerto che realizziamo in collaborazione con le dimore storiche. Villa Imperiale è una di quelle. Quindi l'Associazione di More Storiche Italiane, mh, sezione Marche, nell'anno di Pesero, capitale della cultura italiana, ha voluto eh, invitarci a allietare il pubblico in queste splendide dimore, tra cui diciamo, il massimo è Villa Imperiale, con un concerto che sicuramente sarà... Particolarmente bello non solo per la musica ma anche per l'ambientazione. Per la coreografia. Vengono definite opere buffe. No? Pensavo appunto alla definizione che diceva Rudolf, perché? Perché in realtà sono divertenti, sono molto divertenti. La parola buffa potrebbe magari trarre in inganno, ma è la definizione di quel tipo di rappresentazione operistica, però sono molto divertenti. E poi abbiamo i marchigiani alla scala, Saul, che concludono. Il, il percorso a Fabriano, appunto al Teatro Gentile di, Fabiano, il 20, di Fabriano il 21 settembre. Sì, è bello che questo concerto sarà inserito nell'iniziativa che eh, Fabriano propone a tutto il mondo in quanto eh, città creativa UNESCO per l'artigianato, è un'iniziativa dedicata ovviamente alla carta e in una di quelle serate sarà presente un nostro concerto, il concerto in cui porteremo artisti scelti dal maestro Burniches, che ringraziamo dell'Accademia del Teatro alla Scala e che proporranno anche in questo caso, ma l'ha già detto benissimo prima Rudolf, eh, musiche tratte da opere che ebbero prima esecuzione proprio al teatro alla Scala. Quello che mi piace aggiungere eh, sono alcuni aspetti sulla fruibilità di questi concerti. Intanto è un po' il, eh, la cifra dell'Orchestra Rossini, quella di proporre concerti di una certa durata, concerti che soprattutto per gli italiani perché non abbiamo uno speaker che può fare presentazioni in doppi doppia lingua, concerti in qualche modo introdotti dal nostro bravissimo maestro Paolo Rosetti, che è il capo della segreteria del festival. Quindi si arriva, si ascolta una breve introduzione, si ascolta un bel concerto, abbiamo detto musica di facile ascolto, scelta eh, brano per brano, ci si può anche un po' divertire a dire a me è piaciuto più Coppola piuttosto che Mercadante, quindi è, Essendo tutti di fronte alle novità, ognuno può esprimere liberamente il proprio parere, non siamo di fronte ai mostri sacri, per cui eh, diventa quasi difficile no? e, esporsi qui. Siamo di fronte a un ascolto di musica nuova dall'Ottocento, come ci piace definire, e quindi è un modo davvero rassicurante di invitare ad ascoltare anche le conferenze, eh, le presentazioni, i concerti dai balconi e queste quattro nuove produzioni. L'altro aspetto eh, è che abbiamo. Abbiamo proprio per volontà di accogliere un largo pubblico e di non escludere nessuno da questa bella riscoperta eh, messo dei prezzi davvero bassi, qualcuno dice addirittura troppo, però è una filosofia su cui mi sono battuto tanto e, e quindi l'opera eh, avrà un prezzo massimo di 25 euro e man mano si, si, si scende fino ai concerti per canto e pianoforte con soli 10 euro. Quindi come avete visto anche nel sottopancia che è passato proprio, che voi avete potuto eh, guardare con attenzione, con i numeri di telefono, i riferimenti per poter fare i biglietti, è davvero una manifestazione alla quale sarebbe un peccato mancare perché eh. <ride> sì una cosa ci siamo detti in simultanea a Rudolf, eh, Rudolf si è battuto eh, mi permetto di, di dire Rudolf eh, senza dottor Colme sì, ormai no, a fine Rudolf. trasmissione basta così eh, si è battuto tanto per dire facciamo l'opera Fano quest'anno quindi tanti appassionati pesaresi magari anche diciamo un po' agè così eh, o comunque un servizio per la cittadinanza pesarese ci voleva e quindi ci sarà la navetta, la navetta è la una è cosa molto importante a cui teniamo partirà da Piazzale Matteotti arriverà a zona Pincio di Fano e quindi eh, sarà molto semplice anche per i tanti stranieri presenti eh, a Pesaro poter venire a Fano ad ascoltare Lauro Rossi. Perfetto, quindi un servizio navetta davvero come quello simile a quello che porta nelle spiagge, in questo caso porterà la musica. Concludiamo Rudolf con una domanda che mi è sorta prima quando tu parlavi proprio delle opere rappresentate eh, nel 1800, hai parlato di castrati. Ma eh, poi siamo partiti dai Beatles, dal 68, tante cose, quindi dai giovani che si stanno avvicinando alla musica, ma eh, secondo lei oggi se si dovesse pensare per cantare in un certo modo di castrarsi, ci sarebbe qualcuno che lo farebbe? No, no. penso di <ride> no, penso che no. <ride> ci sarebbero 3000 buoni motivi per non farlo. farlo, infatti lo stesso Rossini dovette accontentarsi, lui era un grande amante di queste voci potenti, femminili, con dei registri inimmaginabili. Ma, ma lo sceglievano i giovani allora o per eh, un motivo no, per l'altro no, ci poverini, si trovavano? No, 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 no. no. erano no. i genitori che lo ecco. sceglievano per garantire a un figlio, uno andava a farsi prete e l'altro veniva castrato, Tanto, in maniera tale che avesse una chance voce. di fare una carriera e di guadagnare dei soldi. No, sono cose che sono inimmaginabili oggi, però eh, sapere che sono esistiti, che erano dei grandissimi, oggi sono eh, cantati da soprani ovviamente, quindi eh, anche noi non possiamo portare un castrato che non esiste più per fortuna erano a questi concerti. Erano addirittura delle star. Erano delle star totali, Farinelli è stato il più grande in assoluto, ma Velluti, Pacchierotti, eh, tra l'altro due marchigiani, Crescentini che era un terzo marchigiano, gli ultimi grandi erano marchigiani, quindi, tutto sommato, si potrebbe anche pensare a Saulo domani a fare un concerto dedicato ai castrati marchigiani, cioè, abbiamo un tale, eh, una tale varietà e ampiezza di scelta tematica. Che penso nessun altro festival possa avere. E questo è il grande divertimento che abbiamo noi e speriamo che sia un grande divertimento e godimento anche per il pubblico. Perfetto, quindi Festival del Bel Canto, finisce il ROF, inizia quest'altro mese di grande musica. Grazie a Saul Salucci per avercelo voi. così raccontato con, con tanta dovizia di particolari. Grazie Rudolf Kohl per averci anche proprio parlato di qualcosa in più. perché Probabilmente sapere che esisteva questo tipo di musica con queste tutte variabili è importante per tutti, in un percorso anche proprio che vuol guardare al futuro. Grazie Rudolf. Grazie, Grazie a voi. Grazie per averci seguito, continuate a restare sul canale 80 di Rossini TV e soprattutto seguite il Festival del Belcanto.